mentre la città di Massa risponde con il suo penultimo posto in classifica, però viene da una vittoria che ha sicuramente portato un morale. Le squadre ora si sono salutate, il match sta per iniziare. La città di Massa sul pallone con Giordas che tocca dietro, poi c'è la difesa, palla da parte di Marangon, il pallone è ancora giocabile per la città di Massa, qui pallone riconquistato, c'è il gol dell'1-0, palla da parte di Poletto, il palazzetto esplode, quindi 1-0 a Tigre con Cattani, si subisce un colpo duro, sicuramente corretto, e quindi palla per la città di Massa con Giodas che arriva sul pallone, ancora restituita la sfera di tacco, sempre Giodas per Gargantini che ora deve puntare, viene raddoppiato, sceglie quindi di lasciare il pallone a Giodas, poi c'è il lancio sull'esterno, buono lo stop, arriva la conclusione di Cattani, comunque non spaventa l'estremo difensore, il punteggio sull'uno pari, c'è la difesa che spazza il pallone e mette fuori. Ora Cattani a giocare il pallone da dietro verso Gargantini. Poi il lancio, si inserisce Cattani che entra in area di rigore, grandissima la parata con Gargantini che arriva sul pallone, ancora il grande doppio intervento. Successo Attic Network è sul punteggio di 1-0. Errore in disimpegno, può ripartire la città di Massa, buono il pallone per Gargantini e poi si appoggia quindi al compagno in maglia numero 18 Bertoldi, ed è ancora Cattani a gestire palla, il dribbling è tentato, il pallone è uscito, sarà comunque possesso città di Massa con Bertoldi che serve Cattani che prova la conclusione al volo, nulla da fare, il dribbling sceglie poi di appoggiarsi a Davia, la chiusura solo per un attimo della città di Massa che ora conserva il possesso del pallone, il pallone quindi giocato verso Poletto che va ad allargare sulla sinistra, ancora il pallone di ritorno per Poletto che lo conserva, entra in area di rigore, prova lo scavetto, c'è il 2-0 di Romano Andrea, bel gol, grande azione dell'Optic Network, quindi il punteggio di 2-0 per il compagno in maglia numero 8, ottima l'imboccata di Davi per Romano che tocca dentro la conclusione ed il gol del numero 15 dell'Optic Network, Poletto che trova così il 3-0, gol importante, meritato, tanto il palazzetto esplode in tutta la sua gioia, è anche difficile commentare per le vuvuzela che suona, punteggio di 3-0. Città di Massa a giocare la palla, il corpo, il pallone allargato, poi il lancio lungo buono per Gargantini che riesce ad arrivare, poi c'è la chiusura di Davi, la palla rimane lì, viene conquistata poi da Poletto che lascia Davi che buca dentro per Guilherme che trova così il 4-0, grande azione, altra bella azione costruita molto bene dall'Attic Network che si porta sul 4-0, gol di Guilherme, numero 14 Caverzanna, poi viene restituito il pallone, il tocco dietro verso l'estremo difensore pressato, deve andare in fallo laterale, la laterale che andrà a battere il numero 10, miglior marcatore della città di Massa, Filez, con ben 19 gol nel torneo. C'è il tocco dentro, la palla rimane lì e c'è una gran parata qui, non riesce a passare, consegnato quindi il pallone all'Attic Network con Lepadatu che va a battere la rimessa, ottimo il lancio, lo stop, deve però provare a girarsi Guilherme, ripartenza ora affidata al capocannoniere Filez che non trova spazio, ancora riceve il pallone, servito Gargantini che a spalla alla porta si gira, conclude, ottima la parata del... È iniziato il secondo tempo con la città di Massa che muove il pallone sul pressing dell'Active Network, il pallone lungo messo fuori, di trovare il varco giusto, qui prova il dribbling, ottima la chiusura,
parte della difesa della città di Massa. Qui il pallone è subito riconquistato dall'Active Network con Romano che va a servire Davi, che poi imbuca per Poletto. Poi il pallone va l'imbucata dentro, Davi va a servire Poletto che tocca la sfera, c'è il gol, gol del 5-0, gran gol di Poletto, grande movimento, grande passaggio, 5-0 Active Network a far passare il pallone. Allora è Bertoldi che tocca dietro per Giotas con Gargantini ora sul pallone, il tocco ancora per Bertoldi, Gargantini riesce a far fuori il primo pressing, non il secondo, ed è Davi a controllare il pallone, servito per Poletto, allargato poi per Romano, ancora la palla verso Lepadatu con il lancio e la conclusione che si stampa sul palo, conclusione da parte di Romano. E poi va il lancio lungo con Guilherme che fa ottima guardia. Pallone è stato toccato, dice il direttore di gara. Quindi possesso per la città di Massa, pallone importante per cercare di mettere in movimento il numero 96, Gargantini, che si coordina bene, non trova però lo specchio della porta. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, la conclusione ed il gol del 5-1 da parte di Quintin Ivan Majoral, 5-1. Punteggio quindi di 5-1 alla città di Massa, ha trovato il gol che per adesso è della bandiera, vediamo se potrà essere anche qualcosa in più. Possesso quindi per l'Active Network con Davi, che poi va a scodellare il pallone, ottimo lo stop e poi la conclusione prepotente da parte di Lepadatu, che trova comunque la parata del guadagnare un ottimo rimessa dal fondo, battuta subito verso Davi che riesce a stoppare palla, conclude. C'è quindi la parata dell'estremo difensore della città di Massa, Marioni, che dice di no. Ed è quindi calcio d'angolo a Team Network, il pallone battuto verso Romano che colpita al volo, bellissima la conclusione, buona anche la risposta di Marioni, estremo difensore, il pallone poi si spegne sul fondo, questa combinazione con Guilherme che attacca sempre la profondità con i tempi giusti, servito anche sempre bene da Davi che veramente è riuscito quest'oggi a calibrare ogni singolo passaggio. Ancora il tocco dietro per Davi che va alla conclusione, e qui è Marioni che si supera e trova così il gol del 6-1 del palazzetto esplosivo. Possesso ora per la città di Massa, punteggio di 6-1 con la conclusione deviata, è sempre Davi a giocare palla, esce molto bene qui Lepadatu che poi serve per Guilherme che va a concludere, ottima la parata dell'estremo, si sta esaltando in questo finale di secondo tempo. Ancora Domenici, controlla il pallone, il tocco dietro, ancora Perez a dire di no con Quintin che ora recupera la sfera, pensa anche alla conclusione, servito poi il pallone per Gargantini che sceglie quindi di ragionare andando da Domenici. Ancora Quintin, Gargantini, il pallone allargato, palla in mezzo e c'è il gol di Giotas, punteggio di 6-2. Ancora Quintin per Domenici, Quintin il colpo di tacco, stava per mettere in movimento Poletto, e ora Achilles che va alla conclusione, ancora una volta Perez, estremo difensore, va a dirgli di no ed è quindi rimessa per la città di Massa con Gargantini che lascia Quintin e quindi gestisce verso Giotas, ancora Quintin, il tocco con il palo di Kilez, possesso città di Massa con Guilherme che trova il gol così, Guilherme 7-2, scoperta la porta, 7-2 Active Network, e arriva qui il triplice fischio.
sentite il palazzetto, non ha mai smesso di far suonare le vuvuzela. Comunque punteggio 7-3 per l'Active Network, che si porta a 31 punti in classifica. Bella partita, grandissima prestazione dell'Active Network di Viterbo. Un saluto a tutti da Live Sport Academy. Buongiorno a tutti, sono qui con Fabio Poletti, numero 15 dell'Active Network, che oggi si è imposta per 7-2 contro la città di Massa. Vittoria importante, ho visto una prestazione veramente sopra le righe, soprattutto da parte tua, un grandissimo gol a inizio del secondo tempo. E ti volevo chiedere, dopo la sconfitta, la recente sconfitta arrivata nei minuti finali, dove può arrivare l'Active Network? Però più importante è i tre punti per la squadra, per alzare, per arrivare più alto della classifica. E quelle sconfitte delle settimane scorse fa parte del campionato, fa parte del gioco, però la nostra testa sta concentrata per arrivare il più alto possibile e arrivare ai playoff nella migliore forma possibile. E ti volevo chiedere ancora, ho visto anche una grandissima prestazione di Capitan Davi, che ha veramente dei piedi superiori, ho visto dei lanci perfetti anche sui tuoi inserimenti, sugli inserimenti di Guilherme. E cosa ti trasmette il capitano in campo? Sì. Qual è il sentimento che ti dà? Impressionante. Anche le cose che faccio tanto avanti, la maggior parte, la più parte dei miei gol e tutto quanto, viene tutto dai piedi del capitano. E lui è anche un simbolo per questa squadra, per questa società, e dobbiamo solo ringraziare per essere avere un capitano così della nostra squadra. Allora ti faccio i complimenti per la partita che hai fatto e anche per il proseguimento del campionato. Complimenti a te e a tutta la squadra. Grazie mille, grazie a te anche per questo lavoro che è importante per divulgare la nostra squadra, la nostra società e anche il calcio a 5. Grazie mille, grazie mille.